Alle 7:45 di questa mattina, Sua Altezza Reale Vittorio Emanuele, Duca di Savoia e Principe di Napoli, circondato dalla sua famiglia, si è serenamente spento a Ginevra. Con questo comunicato, la Real Casa di Savoia annuncia il passaggio a miglior vita, all'età di 86 anni, del figlio dell'ultimo re d'Italia, Umberto II. Con la scomparsa di Vittorio Emanuele, si conclude anche una pagina della cronaca che lo vide coinvolto nel caso del delitto di Dirk Hammer, il giovane turista tedesco deceduto nel 1978 dopo 4 mesi di sofferenza e 19 interventi chirurgici. Dirk fu colpito da un proiettile all'arteria femorale nella notte del 17 agosto sull'isola di Cavallo, in Corsica. Vittorio Emanuele fu oggetto di indagini per omicidio in relazione alla sua morte. Lo accusarono di aver sparato da un'imbarcazione nelle vicinanze durante una colluttazione con un uomo che aveva preso possesso della sua imbarcazione. Dalla carabina di Vittorio Emanuele furono sparati 2 colpi, uno dei quali raggiunse Hammer, che dormiva ignaro sulla sua barca. Il principe fu assolto al termine di un processo a Parigi che durò solamente 3 giorni. Un'assoluzione che non ha mai lenito il dolore di Birgit Hammer, la quale è sempre stata convinta che il figlio del re fosse responsabile della tragica fine di suo fratello. A causa di questa convinzione, ha intrapreso una lunga battaglia legale, rinunciando persino a una promettente carriera da top model e attrice. Birgit Hammer afferma oggi: «La morte di Vittorio Emanuele è un sollievo. Mi sento libera. Sarebbe ipocrita dire che sono triste. Ora lui si trova davanti al giudice supremo. E lì non si può mentire. Mi auguro si sia pentito prima di morire». La convinzione che il rampollo di Casa Savoia non abbia rivelato la verità, sfuggendo alla giustizia in quello che Birgit definisce un processo farsa, è racchiusa in una registrazione del 2006, durante la detenzione di Vittorio Emanuele nell'ambito dell'inchiesta Vallettopoli, nel penitenziario di Potenza. In quel contesto, il figlio del re si è reso protagonista di una confessione. C'è un video che lo mostra seduto con alcuni compagni di cella, ai quali racconta: «Il processo, anche se io avevo torto, allora ho cambiato 6 persone dei giurati, perché io ho il diritto, se non mi piace, di cambiare. Avevo una batteria di avvocati. Devo dire che li ho fregati. Poi avevo 20 testimoni e si sono affacciate tante di quelle personalità pubbliche. Ero sicuro di vincere, più che sicuro». Nel filmato, il principe ricostruisce la traiettoria delle fucilate. «Io ho sparato un colpo così e un colpo in giù, ma il colpo è andato qui e ha preso la gamba sua, che era steso, passando attraverso la carlinga». Quando l'intercettazione finì sui giornali, il principe si affrettò a sottolineare che le sue affermazioni erano state falsificate e manipolate. 2 tribunali francesi si sono pronunciati proscioglendomi da ogni responsabilità. Lo hanno fatto perché ci sono prove chiare. La pallottola non poteva essere del mio fucile. Qualcuno ha sparato con una pistola a quel povero ragazzo, ecco la verità». Birgit replicò: «Vittorio Emanuele è il solo responsabile dell'omicidio di mio fratello. Era fuori di senno, ce l'aveva a morte con gli italiani e ha cominciato a sparare a caso. Meritava l'ergastolo e invece non ha pagato. I giudici non hanno ascoltato i testimoni oculari di quella notte, ma solo gli amici del re». Nel 2011 la donna scrisse un libro verità che non arrivò mai sugli scaffali, poiché fu bloccato a seguito della denuncia per diffamazione presentata da Vittorio Emanuele nei confronti dell'autrice.